cieli nuovi, terra nuova. Ma è utopia? È un'illusione? Possiamo correre due rischi nella storia. Uno, quello di immaginare che domani il mondo sia talmente migliore per cui non esista più il male. Speriamo. Un altro è quello di rifugiarci nell'aldilà perché tanto il bene in questo mondo è impossibile. No, un equilibrio, un bel saggio equilibrio cristiano. La vita del mondo che verrà. Cieli nuovi, terra nuova. Certo, dopo la nostra morte, nella vita eterna, senza dubbio. Ma guardiamo come ce la presenta il libro dell'Apocalisse. Il giardino era nella creazione. Dio ha creato il mondo come un giardino e ce l'ha affidato. Nel giardino Gesù fu tradito, però Gesù è risorto, è comparso, apparso nel giardino, si è fatto incontro alla Maddalena nel giardino dove era stato sepolto. E un giardino, un paradiso, è inteso il mondo nuovo, ma dopo questa vita, dopo la risurrezione. Prima quel giardino creato da Dio è diventato il luogo del tradimento, è la storia che viviamo ogni giorno. Dopo la risurrezione è diventato l'annuncio della vita eterna, fiori di vita eterna. Ma allora noi possiamo aspettarci tutto il bene possibile in questo mondo? No, non ci facciamo illusioni. Nella vita eterna, cieli nuovi, terra nuova, allora avrà stabile dimora la giustizia. Allora ci sarà la città nuova dove poter abitare insieme, in pace, nella gioia, nella vita eterna, nel paradiso, nel giardino del paradiso. E nel frattempo pensiamo alla prima comunità cristiana perseguitata, messa alla prova, una comunità sofferente. Il veggente dell'Apocalisse apre il cielo, fa uno squarcio sul paradiso per far vedere il futuro. Perché? Perché la luce del domani si irradi sull'oggi e ci doni speranza. Ecco, per noi cristiani, meditare gli ultimi articoli del credo, credo alla risurrezione dei morti, credo alla vita eterna, è uno squarcio di speranza, un'apertura sul paradiso che illumina il nostro oggi. Le sofferenze passano, il bene compiuto, l'amore donato, nulla va perso. C'è il paradiso che sarà la pienezza. E in quella luce, noi vediamo la luce. È la luce di Cristo che tutto illumina e che dà senso, dà fiducia, dà speranza anche al nostro cammino di ogni giorno. Vorrei chiedervi oggi, in quest'ultimo giorno di esercizi spirituali, alcuni esercizi da fare a casa. Fermarci a pregare, a ringraziare il Signore per il dono bello, meraviglioso della speranza. Fermarci a considerare gli ultimi due articoli del credo. Credo alla risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fermarci a lungo a considerare questi elementi essenziali della nostra fede che ci danno tanta fiducia, tanta speranza. Un altro esercizio. Pensiamo ai nostri morti, nulla di lugubre, anzi, tutto di consolante. Pensiamo alle persone che ci hanno voluto bene. Io penso a mio padre e mia madre, penso a mia cognata, penso a tanti familiari, persone care, ho in mente degli zii, delle zie, amici, compagni di cammino. Tante persone che ci hanno voluto bene, pensarli uno per uno, non come morti, ma come viventi in Cristo. Vicini a noi, che pregano per noi, che ci danno il loro affetto continuamente, che sono in comunione con tutti e con ciascuno di noi. Pensare ai nostri cari
nella gioia, per la nostra gioia, per la nostra speranza. E infine, un altro esercizio vorrei suggerire. Pensare tutte le difficoltà di oggi, le guerre, le divisioni, le sofferenze, le malattie, tutti i disagi di questo mondo, ma nella luce della vita eterna. Tutto passa, il Signore rimane e Lui, con la sua luce, con la luce di vita eterna, illumina anche le nostre giornate. Pensiamolo e diciamogli grazie. Buoni esercizi.